Maria Teresa De Filippis, napoletana, classe 1926, è stata forse una delle donne più importanti della storia dell'automobilismo mondiale. È stata infatti la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1. Pensate che ci sono riuscite soltanto in due, lei e la Lela Lombardi. Esordio pregiatissimo per Maria Teresa. Gran Premio di Monaco 1958, su una Maserati 250F. Meno male che era il debutto. Era così minuta che la chiamavano il pilotino. Non ha vinto moltissimo, ma quello che la rende mitica è che lei è stata la prima a cimentarsi in uno sport, diciamo, non molto aperto al gentilsesso, specialmente in quegli anni. Pensate che ci vorranno oltre 15 anni prima di vedere un'altra donna dietro il volante di una Formula 1. Ma lei ha corso un po' di tutto. Gran premi di Formula 1, mille miglia, targa Florio, non dico altro che pilotino. Maria Teresa ha spento definitivamente i motori l'8 gennaio 2016. Altro grande personaggio nato sotto la bandiera tricolore, semplicemente fantastica. E tu la conoscevi?